borgo storico alle mie spalle, sul lago d'Iseo, una cittadina, quella di Lovere, che viene recuperata con la manifestazione Lovere Arts, arte, ricerca, tradizione e storia, per riscoprire quelle piccole attività commerciali che nel tempo purtroppo sono sparite. Cartina alla mano, anche noi diventiamo turisti, venite a visitare con noi Lovere. Lovere Arts, anche il gruppo Anna, un gruppo strettamente legato al paese. Da 15 anni voi portate avanti un'attività bellissima. Ci vuole spiegare in che cosa consiste? Siamo un gruppo di donne, di amiche che ci siamo messe insieme. Abbiamo iniziato a organizzare questi corsi di ricamo. Facciamo saltuariamente due volte all'anno. Questo gruppo è tutto a scopo benefico, quindi tutto quello che guadagniamo va in beneficenza. Abbiamo amiche che hanno sorelle piuttosto che cognati, amici che sono missionari in paesi poveri, quindi abbiamo realizzato dei pozzi piuttosto che un oratorio, delle cose particolari. Di solito abbiamo un obiettivo importante. Realizziamo dal tessuto, praticamente realizziamo salviette piuttosto che lenzuola, tovaglie, ognuno ha il suo ricamo particolare, preferenziato, e così, bello, un bel gruppo, siamo affiatate e speriamo che continui. Art of Soul, cinque giovani bergamaschi, bresciani, come far diventare una passione un lavoro? In che cosa consiste la vostra attività e come sta andando? La nostra attività consiste, cioè, dalle prime basi del disegno a matita, china e acquarello, fino ad arrivare alla grafica computer, a usare programmi tipo più moderni come Illustrator o Photoshop, che ti aiutano già a migliorare la tua, diciamo, arte classica dalla mano libera, fino ad arrivare a livelli in cui puoi arrivare meglio col computer che con la mano libera, però puoi dare più spazio anche ad altre cose tipo la fotografia con la post produzione e altri lavori che possono spaziare un po' in tanti altri campi, non limitandoti solo al disegno di base. Le persone che si rivolgono a voi cosa possono trovare? Possono trovare di tutto, dal crearsi il logo, ad avere oltre al logo già subito la grafica, le locandine, possono avere un video di quello che fanno, un murales di ogni modo, tipo dalla bomboletta al pennello e noi alla fotografia, alla post-produzione, cioè qualsiasi cosa davvero, cioè lo facciamo proprio per passione, poi appunto come hai detto te sta diventando un lavoro, cioè vediamo di andare avanti così, che sarebbe buono. L'unione fa la forza, quindi funziona, un buon esempio per tutti. Perché esporre nel centro storico di Lovere, abbinare quindi i vostri colori, la vostra freschezza, quella che è un po' la storia? Perché credo che la storia deve andare avanti e se guardiamo solo nel passato non andiamo più avanti, quindi ci fa piacere che ci hanno voluto qua, perché comunque
è stato bello sentirsi, diciamo, ricercati per questa cosa, e speriamo che non solo noi o gente giovane, ma anche altre età possano essere colpite da questa sorta di innovazione artistica. Quindi l'invito è comunque a non andarsene, innovare, ma a restare comunque nel proprio territorio. Sì, quello sì, perché sarà sempre una casa, la casa la trovi sempre aperta, diciamo. Però sempre non pensare di fermarsi, perché sennò hai un limite, e questo è una cosa che bisogna superare, bisogna andare avanti, insomma. A Lovere tanti giovani, fa ancora più piacere se questi giovani che investono sono proprio di Lovere. In che cosa consiste la tua attività? Allora, la mia è un hobby più che un'attività, e produco borse in feltro, in ecopelle, e quest'anno ho lavorato anche alla stoffa. Ho iniziato così a livello personale e poi ho iniziato anche a espandere questa cosa, prima familiari, poi amici e conoscenti, e mi hanno invitato a questo evento e ho detto perché non provare, e così ho fatto. Un temporary store che magari potrà diventare, chi lo sa, magari proprio una vera attività di vita. Hai accettato di partecipare soprattutto perché sei nel tuo paese? Principalmente, anzi, penso che sia proprio bella questa cosa di favorire una cosa autoctona, locale, perché secondo me forse è una cosa che valorizza anche proprio il posto dove vivo, e diciamo che sono stata spinta proprio per quello, perché sono di Lovere principalmente. Forse non mi sposterei attualmente, visto che non è ancora una mia attività. Tanti giovani se ne vanno, puntano magari sul web, su internet. Se tu avessi la possibilità, apriresti un negozio qua? Sì, anche se coi tempi che corrono sono spaventata all'idea, ma non sono del tutto svogliata a farlo, anzi, ma magari anche in futuro. Sicuramente la tua passione è grande, perché immagino che con tutta una vita piena di impegni produrre queste cose porti via anche del tempo. Sì, principalmente diciamo che questa fiera l'ho prodotta la notte, il tempo è stato notturno più che diurno di realizzazione, e ha reso di più perché la notte porta buoni consigli e buona fantasia. La qualità comunque paga, ci dicevi prima che nonostante tutto il tuo è un buon giro, un buon mercato. Sì, soprattutto perché lavoro il feltro è un prodotto che attualmente da noi non si conosce tantissimo, è più un prodotto altoatesino nei paesi del nord, e è molto poco valorizzato secondo me da noi, ma al nord, come dicevo, è più valorizzato proprio perché è un prodotto che scalda, è facile da lavorare ed è resistente nel tempo, molto resistente nel tempo, è lavabile ed è conservabile soprattutto. Quindi anche una conoscenza, ma la cosa curiosa è che tu hai iniziato a cucire con la macchina della tua nonna, questa è una cosa che possiamo raccontare. Sì, è stata una passione della mia nonna, ho imparato a usare la macchina da cucire della mia nonna e da lì ho iniziato a produrre da sola.
oggetti antichi che hanno perso la loro utilità originaria ma che vengono trasformati in sculture. È questa l'arte, l'abilità artigiana di Alessandro. Da quanto tempo hai questa passione e come realizzi le tue sculture? Allora, questa passione mi è venuta una decina di anni fa, quando ho cominciato un approccio con la scultura di tipo classico. Ho cominciato a scolpire il legno, in particolare il legno d'ulivo, ma poi mi sono stato affascinare da questi oggetti antichi che mi circolavano per casa. Io sono figlio di falegnami, quindi avevo parecchi attrezzi che erano in disuso e ho cominciato ad assemblarli e a restituirgli una nuova vita assemblando delle sculture che, dopo un po' di anni che facevo, praticamente un amico mi ha detto di farle vedere perché comunque avevano un loro fascino. Ho provato a fare alcune esposizioni e pare che abbiano avuto il riscontro della gente che le ha viste, insomma. Quindi non solo tu le rianimi, ma questo colpisce anche le persone che poi le acquistano e le portano a casa con loro. Sì, perché spesso i temi sono quelli che appassionano la gente, non so, tipo la musica. Io sono un appassionato anche di tango, infatti lo rappresento in varie delle mie sculture. E poi magari sono anche dei temi più sociali. Ne ho donata una alla Malgalunga che rappresenta un campo di sterminio e si intitola Mai Più. Sono una serie di chiodi messi in fila, molto consunti, recuperati da un camino dove sono stati bruciati nelle travi di vecchi tetti, e poi li ho messi dietro un filo spinato che ho trovato in una trincea del Monte Pasubio che risale alla Prima Guerra Mondiale. Quindi la drammaticità di questi attrezzi mi ha ispirato appunto un'opera di questo tipo. Perché esporre in una bottega di un centro storico, magari chiusa da tempo, magari che ha questo clima, diciamo, un po' di passato, dà più valore alle tue opere? Beh, serve comunque a valorizzare i centri storici, che ne ha sempre bisogno, e comunque sono una bella vetrina anche per le nostre opere, perché comunque c'è il fatto stesso di trovare degli spazi per farli vedere a dei costi che non sono proibitivi, perché sappiamo tutti che le gallerie d'arte ci mangiano sopra molto. Noi facciamo cose per passione, non facciamo le cose, cioè il mio scopo non è quello di vendere arte, ma è quello di costruire delle cose, farle vedere e suscitare delle emozioni. Lovere Arts non solo riaperte le botteghe, ma anche una casa per dimostrare la propria passione e vedere come modellando diversi tipi di materiali si possano fare davvero tantissime cose. Cosa sta facendo lei? Mi hai detto che il tuo nome preferito era un cane, quindi sto realizzando un cane. Partiamo dalla casa. Come tutte le case vecchie, questa casa ha tanti segreti e tanti vani che magari erano utilizzati nei secoli scorsi e sono stati dimenticati nell'epoca moderna. Sapevo che c'era e quindi mi hanno chiesto perché non esponi, e io ho detto non ho saputo rispondere perché non esponevo, e quindi alla fine ho esposto. E adesso ti sto realizzando un cagnolino con le orecchie basse, un bassotto. Perché alla fine quando tu modelli non sei soltanto tu che decidi cosa modelli, è anche la materia che ha una sua intelligenza, una sua disponibilità a piegarsi alle tue necessità, alle tue esigenze, alla tua voglia. Perché alla fine quella di creare, per chi crea, quella di fare una voglia, quella di creare una voglia un po' più particolare, ma è pur sempre quella, come è una cosa fisiologica, diciamo, un po' come per certa gente è come mangiare, come bere, non puoi stare senza fare sense. Ecco, intanto che il mio cagnolino sta prendendo vita, è un'abilità questa anche un po' pericolosa, perché qualsiasi cosa ci si trova sotto mano allora si ha voglia di creare qualcos'altro. Diciamo che l'unico pericolo che corro è quello di distrarmi quando lavoro. Uh-huh.
Però riesco tranquillamente a fare queste cose facendo altro nel frattempo, perché facendole da quando sono un bambino ormai per me è abbastanza naturale. L'Overe come sta rispondendo a queste abilità artigianali? All'Overe c'era una gran voglia di tornare a vivere il centro storico. Il centro storico è stato il cuore del paese per tanti, tanti, tanti secoli. Gli abitanti del centro storico non l'hanno mai dimenticato e avevano tutti voglia di farlo. La generazione di artigiani che c'era quando ero bambino io, ahimè 30 anni fa, ormai è estinta. Però le stesse case sono fatte per queste cose, erano tutti antichi laboratori, antichi magazzini che sembra che chiamino la gente a star dentro e a lavorare con le mani. O comunque tornare ad essere abitate. Quindi risponde bene. Non è ancora una cosa antica e rinomata come la mostra mercato di Bienno. Però considerato che la storia di Lovere è una storia commerciale e che questa iniziativa riscuote il gradimento di tutti quelli che abitano il centro storico, chissà che nel futuro. Da chi, come lei, vive il centro storico, si potrà tornare a quell'antico splendore? Per colpa di Napoleone non sarà facile. La situazione attuale del centro storico dipende dal fatto che quando è arrivato Napoleone nel 1800 ha creato la strada rivierasca. Il cuore pulsante del paese si è spostato da circa 200 anni verso il porto. Tirarlo indietro sarà difficile, però se nessuno facesse le cose difficili vivremmo ancora nelle caverne e raccoglieremmo i cereali dagli alberi e cacceremmo gli animali con le armi di pietra. E quindi mai dire mai. E quindi ci auguriamo, insomma, che anche grazie a questa attività il centro di Lovere possa tornare a risplendere. Non aspiro a tanto.